Buongiorno cari amici di Rai Italia, ben ritrovati. Oggi è martedì 16 giugno. Collegato con me il maestro Espedito De Marino, musicista e importante rappresentante della musica napoletana nel mondo. Siamo quindi rimasti in zona partenopea. Buongiorno Espedito. Buongiorno Monica, come sta? Bene, ben ritrovato. Senti maestro, grazie. Ma per voi napoletani che cosa rappresenta l'isola di Capri? Te lo chiedo perché ne stavamo parlando, è un'isola tra l'altro ha fatto germogliare, ha fatto nascere tanti amori di grandi star, di grandi dive come la Divina Callas e Onassis. La Campania, come sai, è ricca di bellezze paesaggistiche, ma a Capri il buon Dio si è compiaciuto e lì, secondo noi, ha ripristinato l'alleanza fra il cielo e la terra. Quindi per noi Capri ha una sacralità importantissima. Senti, vuoi raccontare tu ai nostri telespettatori, soprattutto a coloro che sono più giovani, chi era Roberto Murolo, con cui tu hai avuto un rapporto non solo professionale, ma anche umano? Bellissimo. Un rapporto importantissimo. Dal 1987 al 2003 sono stato a fianco di questo grandissimo artista, che non era solo un grande artista come hai ribadito, ma soprattutto era il modus vivendi, cioè era la napoletanità, era la sintesi tra Edoardo, Totò, Peppino, del teatro e della canzone napoletana. Era il presepe, era San Gregorio Armeno, era Capri, come dicevi prima. Questa era la sintesi, era di un'umanità bellissima ed era la napoletanità incarnata. Quindi il rapporto è stato meraviglioso e, come dicevi tu, ti piaceva trasferire ai giovani questo modus vivendi. Era tratto anche perché lui figlio del grande Ernesto Murolo, i quattro massimi esponenti della canzone napoletana d'autore, Ernesto Murolo, Ammario, Libero di Bobbio, Salvatore Di Giacomo. Tutto questo era Murolo, era Viviani, era Eduardo. Quindi per te è stata una grandissima soddisfazione, anche un grande onore poter lavorare così tanti anni con lui, con un mostro sacro della musica napoletana. Un onore grandissimo. Pensa che quando Frank Sinatra è venuto a Pompei ha chiesto di Murolo. È un'icona internazionale. Io ancora oggi vivo di luce di flash. Quando vado all'estero, so che la tua trasmissione è vista in tutti i paesi del mondo. Io sono stato in 15 città del mondo, non c'è una città che appena sbarcato non mi chiedeva della mia vita, della mia storia col grande Roberto Murolo. E a proposito di questo, anche il nostro maestro Stefano Paratresi, il mio maestro, vuole farti una domanda, perché è in collegamento e ci segue per tutta la puntata da casa sua, vero Stefano? Sì, vero. Ciao Espedito, intanto ti volevo fare... Ciao maestro, come stai? Bene, grazie. Volevo fare giusto i complimenti perché... Perché insomma suonare con Murolo vuol dire non solo essere molto preparati tecnicamente, ma avere una conoscenza della canzone napoletana di tutte le epoche. E quindi perché? Perché Murolo, come giustamente hai ricordato tu, è, secondo il parere degli esperti, il più grande interprete della canzone napoletana di tutti i tempi, nel senso che lui ha prodotto un'antologia molto preziosa, che è un documento che ci ha lasciato, perché è un riferimento proprio di tutte le canzoni napoletane, come vanno cantate e come vanno suonate. Ora, finita questa premessa, volevo chiederti qual è il consiglio che tu hai avuto e magari anche inaspettato e che ne hai fatto tesoro, e qual è la cosa che invece che tu hai rubato al maestro, nel senso nell'osservarlo, non necessariamente una cosa musicale, ma che tu hai rubato e hai fatto tua. Sì, beh, tu che sei un grande maestro comprendi bene che essere accanto a Murolo appunto significa avere un certo tocco. Lui prediligeva molto quando io facevo il tremolo, la nota di battuta, che sulla chitarra già ha un suo fascino, ma secondo il buon Roberto io avevo questo tremolo naturale che eseguivo anche senza studiare tantissime ore, e lui era innamorato, tutte le persone napoletane mi faceva inserire il tremolo, questa nota di battuta come il mandolino. E poi hai fatto
molto importante, l'antologia che lui ha lasciato al mondo intero, perché ovviamente lui è un caposcuola della canzone napoletana, è lo scansoniere, come era Sergio Bruni, come altri grandi interpreti, cantanti, chitarristi, questo è lo scansoniere napoletano. E in quell'antologia, costruito ovviamente 60-70 anni fa, il chitarrista era Edoardo Caliendo, che è stato il mio maestro al conservatorio, quindi una continuità, quest'anima si impastava nella canzone napoletana. E il consiglio che indirettamente Murolo mi dava è questa cosa straordinaria che io poi ho appuntato, che questo tocco, questo tremolo, questo modus operandi sulla chitarra che amava Murolo, io l'ho trasferita in tutti i repertori e in tutti gli altri concerti che ho tenuto anche con gli altri interpreti come Katia Ricciarelli e tantissimi altri ancora con i quali ho avuto l'onore di collaborare. Ecco, Spedito, invece io ho una curiosità, un'altra curiosità, perché so che tu hai suonato davanti a tre papi, quindi il santo Papa Giovanni Paolo II, Papa Ratzinger e anche Papa Francesco. Ecco, ma l'emozione più grande che hai provata qual è stata? Guarda Monica, brevissimamente, perché questo veramente è un fatto bellissimo che io mi emoziono molto. Il 7 ottobre del 2003 San Giovanni Paolo II, di cui poi sono diventato il presidente di un premio internazionale che a novembre ripeteremo a novembre, poi celebriamo in Campania, e allora il santuario di Pompei mi scelse per accogliere il Papa, e il Papa era già sofferente. Il 7 ottobre 2003 lui arriva con la Papa Mobile al sagrato del famoso santuario di Pompei, tra l'altro a pochi, io abito a Scafari, quindi a pochi metri, a un chilometro da quel santuario, e allora il Papa si ferma con la Papa Mobile, si appoggia, come sto facendo io, con la mano la sua già sofferente fisicità, e con quegli occhioni veramente entra nel mio cuore, ascolta un pezzo sui tre che feci, poi sugli altri si avvia verso l'interno del santuario. Mi ha colpito il suo sorriso. Poi a marzo del 2007 ho la fortuna di essere ricevuto da Benedetto XVI e il 12 dicembre del 2018, in occasione del trentennale delle pastorali di Natale, uno spettacolo sui canti e suoni del Natale del mondo che ho ideato con Roberto Muro, mi riceve Papa Francesco, benedice il mio ultimo disco, e siccome io ti racconto che c'erano delle contaminazioni con la musica argentina di cui lui è un cultore, si appassiona, io a cappella gli faccio ascoltare uno dei brani contaminato, che ero solo io. E lui lo canta insieme. Tre incontri molto importanti. Senti, maestro, prima di salutarci, vogliamo omaggiare Murolo con una canzone dal vivo? Cosa ci vuoi far ascoltare? Sì, l'accenno. O Ciucciariello, che ha una storia bellissima, ma intanto te l'accenno. Sì. Il 1951, scritto da Murolo e Oliviero per il grande Totò. Dopo una strada gli anche solare, mezzo alla torre all'aria campana, la carretta quel cerino, piano piano sarà va. Non si affatica sul ciuccianino, non per fretta, che te la fa, resta lontano sto paesiello, all'orizzonte c'è da aspettare. E dite di un ciuccianino, la cartella, tira la torre. E suona, suona, suona un campanile, la che aspettava non c'è sta più. La firma non c'è, ma la sale, tutta la campagna c'è nel mio cuore. E tira, 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 il ciuccianino, per la strada, portava tu. Thank you.
grazie maestro, sarebbe stato bello vederti in coppia con Stefano Paratresi, insomma, in un'altra vita. Va bene, grazie di cuore per questi bei racconti e a presto. Grazie, saluti a tutti. Viva l'Italia, viva l'Italia nel mondo. Saluto anche Stefano Paratresi perché la nostra puntata di questo martedì si è conclusa, ma noi come sempre ci rivediamo domani, sempre stessa ora, stessa rete. All'Italia con voi.